Se proprio volessimo aggrapparci agli alibi, la cui scivolosità non risulta quasi mai una garanzia, potremmo affermare che la Reyer, scesa sul parquet del Tagliercio in campionato contro Pesaro, sentiva ancora nelle gambe e nella testa le mazzate dei serbi del Partizan Belgrado, che in Eurocup avevano dato lezione di basket agli Orogranata, illusi dal primo successo continentale contro Kazan. Nella terza di A1 contro Pesaro, una delle formazioni sulla carta più modeste del massimo torneo cestistico, i ragazzi di Walter De Raffaele avevano l'occasione di un immediato riscatto. Ma i marchigiani di Repescia, con l'ex Filloi alla fine a quota 11, hanno sfoderato una prestazione maiuscola, con grande precisione al tiro da tre, trascinati da Massenat e Filipoviti, che hanno segnato in due 45 punti, ovvero la metà dei 90 subiti alla fine dalla Reyer. Per una squadra orgogliosa della sua arcigna difesa, prendere tutti quei canestri in casa non costituisce certo una menzione d'onore, per di più con Chappell e Day davvero poco o quasi mai incisivi ed un Brahmos ancora senza identità, a cui fanno da contrappeso un Mai Domo Tonut arrivato a 17 punti, finora suo miglior bottino dall'inizio della stagione, dove la Reyer vanta tra Supercoppa, Campionato ed Eurocup, si fa per dire, un ruolino di marcia davvero poco incoraggiante, con 7 gare vinte e ben 4 perse, anche se stavolta, dicevamo, si tratta del primo stop casalingo. Non si è visto il gioco di squadra di Cremona e con Kazan. Contro Pesaro il solo Fotu ed il solito Watt, a cui non si può chiedere sempre di reggere da solo l'attacco Orogranata, hanno alzato bandiera bianca nei secondi finali, quando soltanto Tonut è riuscito in extremis ad evitare il conclusivo meno 20. Ora è già tempo di pensare alla Eurocup mercoledì sera ancora al Tagliercio contro i francesi del Jeunesse Lec de Bourg-en-Bresse, in un turno di campionato disastroso per i quintetti del Nord-Est tutti KO, il coach veneziano De Raffaele esprime così la sua amarezza a fine gara. Sconfitte come queste, meritate, dove abbiamo fatto una brutta figura davanti al pubblico, credo che si debba solo tacere. Prendersi le proprie responsabilità, ognuno per i propri ruoli. Naturalmente, l'allenatore per primo, ma anche i giocatori devono fare un bel esame di coscienza, perché credo che nessuno possa pensare che questo sia un campionato facile, oppure pensare che ciò che è stato fatto è abbastanza, oppure pensare che le reazioni vengono dietro a dei canestri clamorosamente difficili, ma vengono dietro a un lavoro di base, vengono dietro a un desiderio, vengono dietro a un'energia mentale e fisica, tutte cose che ci hanno sempre contraddistinto. C'è il doppio impegno, come c'è per tutte le squadre che fanno le coppe, ma c'è soprattutto un'attitudine mentale e un desiderio che non può essere sviluppato, non può essere indotto più di tanto, perché poi alla fine la differenza, come nella vita, la fanno le motivazioni personali. Ecco perché io vorrei richiamare tutti, dentro al campo e fuori dal campo, a una presa di coscienza di questo senso di responsabilità e di motivazione, se vogliamo ancora fare un campionato da protagonisti.